basta mai. Non sarai mai un vero giocatore. Non potrai vincere contro di noi. Siamo troppo superiori a voi giapponesi. Io sono il vincitore e tu sei solo il perdente. I vinti devono arrendersi, questa è la legge del calcio e tu non puoi ignorarla. Ho sognato Ken. Che brutto sogno. Ken Santos, ho perduto il primo incontro con te. Questo non succederà più, te lo prometto. Un giorno ti batterò. Ken Santos lo ha. Volevo dirvi che nonostante la perdita subita, io non mi sento affatto triste. Come mai? Ota, dimmelo. Ma dipenderà dal fatto che quei tiri di Ken Santos erano davvero eccezionali. Non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Se vogliamo vincere la prossima volta, dobbiamo studiare un nuovo piano d'attacco. È questo che conta. Voi dimenticate che Shingo è riuscito a marcare un gol e questo è già un passo avanti. È molto difficile penetrare in quella difesa, ma per lui no. Ora stai zitto. Ma perché dovrei stare zitto? Dimmelo, perché ti arrabbi sempre con me? Perché tu non sai mai quello che dici, Oira. Ma come puoi dire che sono stato molto bravo? Noi siamo stati sconfitti, non te lo ricordi più? Tomai, però non è il caso di prendersela tanto. È il risultato che conta. È inutile farmi dei complimenti. Dobbiamo allenarci di più. Cerchiamo di prendere seriamente in considerazione che quella squadra brasiliana è veramente forte. I giocatori di quella squadra sono uniti, compatti. La loro classe è unica. Noi dovremo seguire le regole del gioco. Solamente così potremo sperare in un risultato diverso. Avete capito, ragazzi? Va bene! Perché oggi è tanto arrabbiato? Si è alzato male, sarà meglio stare lontani oggi da Shingo. Io gli ho fatto un complimento e lui mi ha trattato male. Giuro che uno di questi giorni gli insegno l'educazione a modo mio. Così si calmerà un po', non la sopporto più. Shingo è nervoso perché nell'ultimo incontro con Ken si è ferito anche la caviglia sinistra. E che c'entro io con le caviglie? Oira, cerca di capire. Shingo adesso ha solamente paura di non poter più giocare al calcio. Adesso potete vedere da voi quanta fatica sta facendo Shingo. Guardate come zoppica. Ha tutte e due le gambe doloranti. Eppure lui è sul campo ad allenarsi. Tamai, nelle tue vene scorre sangue di samurai. Ci stai dimostrando ancora una volta che il tuo coraggio e la tua grande forza sarà superiore a quella delle pantere nere. Il tuo coraggio è come quello di un leone. Tamai, tu sei come il re della foresta. Noi dobbiamo prendere esempio da lui. Guardatelo, Shingo vive solo per il calcio. Niente lo potrà fermare, neanche Ken. Verissimo, hai ragione tu! Allora non perdiamo più tempo. Se vogliamo vincere, dobbiamo andare ad allenarci insieme a lui. Forza ragazzi, uniamoci a Shingo! Urrà! Tamai, noi tutti siamo venuti per allenarci insieme a te. Dobbiamo essere uniti per battere nel prossimo incontro la squadra di Ken. E la batteremo. Vi giuro che presto mangerò bistecche di pantera. Ve lo prometto, ragazzi, che la bestia ha le ore contate. Allora, ragazzi, al lavoro. Che possiamo fare? Dovremmo studiare un nuovo piano strategico, qualcosa di sorprendente, di eccezionale. D'accordo. I miei tiri migliori, anche quelli più potenti, con loro non funzionano. Sono veramente dei giocatori bravissimi, però ragazzi, non arrendiamoci. Dobbiamo insistere. Oh.
Hai ragione, Shingo. Molto bene, allora. Qual è la nuova strategia? Dovremmo trovarla tutti insieme, ragazzi. Va bene, Tamai, noi siamo tutti con te. Ragazzi, vi avevo detto che per il nostro campione Shingo Tamai esiste solamente il calcio. Affidiamoci a lui. D'accordo. Shingo Tamai, sei grande! Questi ragazzi pensano solamente a sconfiggere Ken Santos. Niente è più importante per loro. Ci vogliamo, via, via! Ma che sta succedendo laggiù? Cosa stanno facendo? Volete smetterla voi? Perché litigate con Ken? O se ti impicci, Ryoko, tornate a casa, il resto pensiamo a noi. Ryoko, lui ha rotto il piede al nostro Shingo e noi non possiamo più perdonarlo, ecco. Noi vogliamo bene a Shingo e quello che ha fatto lui non è giusto. Stiamo difendendo il nostro Beniamino. Se tu non sei d'accordo, puoi andartene, mia cara. È vero. Sì. È stato solo un incidente. Ryoko, la conosci, tu, la canzone della guerra? Ascoltala adesso. Odio della guerra, ci dovrai aiutare. Odio della guerra, ci dovrai aiutare. E allora noi te ne saremo grati. 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 Ma dove l'hai imparata questa canzone? Su, ragazzi, non fate. Ryoko, tu stai difendendo Ken Santos. Mi deludi davvero. Oh, credo che tu non voglia più bene a Shingo. Ti sei venduta solamente perché lui è più forte. Sei una traditrice, Ryoko. È proprio così. Cosa? Questa è la verità, Ryoko. Smettetela adesso. Andate subito a casa. Ci rivedremo. Perdonami, sono solo dei bambini. Non fa niente, non mi sono offeso. E non ti preoccupare, Ryoko. Loro hanno difeso Shingo. A lui vogliono bene. Senti, Ryoko, volevo salutare Tamai prima di andarmene. Parto stanotte per Hong Kong. Ryoko, dovresti farmi un favore. Volevo chiederla a Tamai, ma forse è meglio che ci pensi tu. Sono sicuro che tu mi capirai. Ho veramente bisogno del tuo aiuto. Di cosa si tratta? Dovresti consegnare una busta con 50.000 yen. Vorrei che tu li consegnassi ad una donna di nome Mitsuko. I soldi me li ha dati il signor Beret. Questa donna la troverai in una fabbrica di giocattoli. Lei lavora là. Non ti sarà difficile rintracciarla. Ho anche il suo indirizzo. Ecco, Ryoko, prendi. La fido a te. Adesso potrò partire tranquillo. Sono sicuro che tu penserai a tutto. Volevo anche dirti che mi dispiace molto per quello che è accaduto a Shingo. Ryoko, ti ringrazio di cuore. Sei veramente una cara ragazza. Mitsuko, hai forse trovato tua madre, Ken? E quella donna che lavora nella fabbrica di giocattoli? No, quella non è mia madre. Io non ho madre e non la troverò mai. Quella donna mi ha imbrogliato per avere del denaro. Hai capito? Oh. Dovrò rassegnarmi a rimanere per sempre solo. Tu non capisci cosa vuol dire crescere senza la madre, sapere di non poterla conoscere. Ho sperato che venendo qui potessi ritrovarla. È stato tutto inutile, mia cara Ryoko. Ti capisco che... la tua vita deve essere veramente molto triste senza la mamma. Non parliamone più adesso, Ryoko. Devi dire a Tamai che io lo saluto con molto affetto. Ken! Ken Santos, non credevo che tu fossi così triste. La gloria del calcio non ti basta. Tu sei sempre solo. Ti auguro di trovare la tua vera madre. Te lo meriti. Sei molto buono. Non mi viene in mente niente di nuovo. Neanche a me succede niente. Fra un po' il cervello mi andrà a fuoco. Mi è scoppiato un mal di testa. Guardate chi sta arrivando. C'è il signor Matsuki e Yagashi. Buongiorno. Salve. Allora, ragazzi, avete finito con gli allenamenti stamattina? Dimmi. Sì, signor allenatore. Noi stavamo riflettendo per un nuovo tiro per la prossima partita con la squadra brasiliana. Un nuovo tiro? La squadra brasiliana ci ha mostrato la sua forza e la sua magnifica tecnica durante la partita. Ognuno di loro ha forza e cervello e sa come adoperarli insieme. Sono certo che nel giro di pochi anni loro diventeranno tutti degli ottimi giocatori. E la nostra squadra giapponese non sarà mai alla loro altezza. Per noi sarà molto difficile vincerli. E tu, Tamai, devi ascoltarmi. Dovrai allenarti il meglio possibile se vogliamo combatterli.
Il mio principio è batterli con la forza e la strategia. Noi dobbiamo farcela, qualcosa cambierà se mi ascoltate. Anche voi potreste diventare dei campioni, ma solamente lavorando duramente. Queste cose che vi ho detto serviranno per spronarvi di più, anche tu, Tamai. Sì, signore. E ora, ragazzi, tornate al vostro lavoro, non perdete tempo. D'accordo, torneremo ad allenarci. Molto bene, ragazzi, adesso correte, correte, rafforzate i vostri muscoli, forza! Andate tutti in campo! Allenando per vendicarmi di te. Ti batterò. Ti dimostrerò che anch'io sono un campione. Shingo Tamai, ho bisogno di parlarti. Puoi ascoltarmi ora, è una cosa molto urgente. Non ne ho voglia adesso, mi sono stancato troppo. Ne riparleremo più tardi di questa cosa urgente. Non ho tempo per delle stupidaggini. Non sono affatto delle stupidaggini, Shingo. Ah, non ho neanche la forza di parlare. Lasciami in pace, Ryoko. Usi la violenza? Cosa? Tu hai trovato la madre di Ken? Lei mi ha dato queste. Chi è questa donna che ha quel bambino in braccio? È la vera madre di Ken, e quel bambino è il fratellastro di Ken. Ah, allora ha ritrovato la sua famiglia. Sarà molto contento, immagino, vero? Certamente, sarebbe molto contento di saperlo, ma Ken Santos parte per Hong Kong stanotte. Ken parte? Sì, è proprio così, Shingo. Scusami, Ryoko. Di niente, volevo solo dirti che la madre di Ken è stata imprigionata. Me l'hanno detto in fabbrica e sono andata a trovarla. Ho fatto bene. Ken Santos, tu sei veramente sfortunato. Sei venuto fino in Giappone per scoprire che tua madre è in carcere. Mi fai veramente pena. Ryoko, è certamente una storia molto triste. Però la cosa non mi tocca personalmente. Questi sono affari suoi. Come puoi rimanere insensibile davanti a questa triste storia? Dovrei dispiacermi per lui? No, niente affatto. Perché dovrei? Tu hai dimenticato che Ken mi ha spezzato il piede. Siamo dei rivali e ci combatteremo fino alla fine. È chiaro questo, Ryoko? Hai capito? Lo so. Quello che stai dicendo a proposito del tuo piede è vero, Shingo. Però questo non c'entra niente. Tu non puoi mischiare i sentimenti con il calcio. Devi venire con me da sua madre. No, non ci andrò mai dalla madre di Ken. Ascoltami. Invece tu dovrai andarci. Perché dovrei andarci? Io non ci penso affatto. Devi diventare più generoso, Shingo. Ma signor Matsuki... Ascoltami bene, Tamai. Lo so che Ken Santos è un nostro grande rivale, però il signor Matsuki ha ragione. Devi saper perdonare. Ken adesso è in Asia, ma quando ritornerà in Giappone ci batteremo ancora. Solamente allora potrai vendicarti. Non adesso, non è leale. Capisco. Noi dobbiamo essere rivali solamente quando scendiamo in campo. Nella vita di tutti i giorni non deve esistere l'odio. Le cose che tu hai detto mi hanno fatto male. Sono dispiaciuto nel vederti così insensibile. Stai sbagliando, Shingo. Non è questo il modo di comportarsi con un ragazzo così duramente colpito negli affetti. Devi ricordarti le mie parole, Tamai. Non dimenticare ciò che ti ho detto. Deve essere veramente molto brutto andare in prigione. Chissà quanto soffre quella povera donna. Se sta in prigione un motivo deve esserci, altrimenti non l'avrebbero arrestata. E tu smettila con i piagnucoli da bambina. Io ti ho accompagnata perché me lo ha detto il signor Yagashi, capito, Ryoko? Questa è la signorina Mitsuko Segiguchi. È con lei che volevate parlare, ragazzi?
Questa donna è la madre di Ken. È molto diversa da quello che immaginavo. Che volete da me? Perché mi avete cercato? Siamo amici di Ken Santos, signora. Dobbiamo consegnargli una busta da parte sua. Ma io non conosco nessun Ken Santos. Come può dire di non conoscerlo? È suo figlio. Che dici? Guardate bene questa foto, signora. Me l'ha data Ken. Lui la porta sempre con sé. Perché dovete negare di essere sua madre? Lui è venuto dal Brasile per vedervi e voi dite che non lo conoscete. Ci ha dato dei soldi per aiutarla una volta uscita da qui. Lo capisce? Io non ho nessun figlio. Siete di ghiaccio, signora. Perché non toccate questa foto? È ancora calda del calore del corpo di Ken, del corpo di vostro figlio. Dovete ammettere di essere sua madre, signora. È inutile che ve ne andiate. Venite qui. Fermatevi, signora. Pensate a Ken. Pensate a Ken. Tornate indietro. Devo parlarvi. Siete una donna senza cuore. Lo immaginavo che foste cattiva, ma speravo di sbagliarmi. Come si può dimenticare un figlio, signora? Ken farebbe meglio a dimenticare l'esistenza di quella donna se sapesse cosa ci ha detto. Ne soffrirebbe troppo. Non riesco a capire perché la signora Mitsuko non vuole ammettere di avere un figlio. Povero Ken Santos, è veramente sfortunato quel ragazzo. Non merita tutto questo. Ehi, aspettatemi, ragazzi! Mm? Mm? Io volevo parlarvi di quella signora Mitsuko, poveretta. Noi siamo andati a trovarla per fargli avere notizie del figlio di Ken Santos, il brasiliano. Basta così, Ryoko. Non voglio più sentirti parlare di questa storia. Siamo intesi? Mitsuko non è una donna cattiva come pensate voi. Adesso vi dirò io la verità. Non so se farò bene a raccontarvi queste cose, ma non ho altra scelta. Dovete sapere come si sono svolti realmente i fatti. Quello che vi dirò non è molto piacevole. Non amo ricordare le cose tristi. Oh. Oh. La vera madre di Ken è la signora Esaki. Ella si sposò in Brasile ed ebbe un figlio. Dopo pochi mesi suo padre si ammalò e fu costretta a rientrare in Giappone. Voleva rivedere suo padre e prendersi cura di lui fino alla completa guarigione. Nel frattempo però gli affari andarono male e il fallimento del negozio fu inevitabile. E quando suo padre guarì, lei non aveva più soldi per pagare tutti i debiti. Non potette più rientrare in Brasile. Fu così che la signora Esaki cominciò a lavorare duramente per 10 ore al giorno. Doveva saldare i debiti dell'ospedale e tutti quelli del fallimento. Fu costretta a chiedere i soldi in prestito ad una donna che viveva prestando denaro alla povera gente come la signora Esaki. Ma non è tutto. Purtroppo non riuscì mai a restituirli e prese altri soldi in prestito, poi ne prese ancora sempre con la speranza di riuscire a saldare i debiti. Ma il destino crudele si accanì contro quella povera donna. Ogni suo sforzo fu del tutto inutile. Questa storia è veramente molto triste. Ryoko, non credo affatto a questa storiella strappalacrime. Ma perché non dovrebbe essere vera, Shingo? Io non ci credo. Le cose vanno bene per i bambini, non per Shingo Tamaki. Tira più forte! Va bene! Sto già facendo del mio meglio, signor Matsuki! Coraggio, tira, Tamai! La madre di Ken non si preoccupi della sua felicità. Lei si trova in prigione e crede che non farebbe piacere a Ken se la gente scoprisse che sua madre non è onesta. Lo so che è molto difficile anche per una madre sacrificare la propria felicità per il bene del proprio figlio. Sì, l'amore che ha per lui è davvero grande. Ah, 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 ah.
Ho sbagliato a giudicarlo. Non lo merita, signor Yagashi. Grazie per quello che mi ha detto. Mi ha fatto capire tante cose. La rivalità in campo non può unirsi ai sentimenti di sempre. Penso che Shingo Tamai oggi abbia imparato qualcosa. Lo credo anch'io, signor Yagashi. Shingo è un bravo ragazzo, però il più delle volte è davvero intrattabile. Per lui esiste solamente il calcio, e questo è il vero Shingo Tamai. Sono certo che potrà imparare qualunque tecnica, di qualsiasi livello. Voglio curare personalmente il suo allenamento. Ho deciso di migliorare la sua tecnica. Io sono d'accordo con lei. Signor Matsuki, dica a Tamai che io lo aspetto domattina al campo numero 20. Bene, glielo dirò. Questi chi sono? Che vogliono da me?